Definiamo la relazione facendo un esempio. Allora, la relazione è un sottinsieme del prodotto cartesiano. Quindi consideriamo i due insiemi che ho rappresentato alla lavagna: A composto da 4, 12, 27, 18, B da 2, 8 e 9, e la relazione che si indica in questo modo: R di x, y, tra virgolette, y è la metà di x, chiuse virgolette, e quindi si può anche scrivere in questo modo: y uguale un mezzo x. Allora, a questo punto rappresentiamolo con i diagrammi di Euler-Oden, che sono molto più comprensibili come rappresentazione. 4, 12, 27, 18, e troviamo la rappresentazione di questa relazione: 2, 8, 9. Allora, abbiamo detto y è la metà di x. Allora, 4 e 2 sono collegati perché il 2 è la metà di 4. 8 non è la metà di nessun numero dell'insieme A. 9 è la metà di 18, quindi 18 e 9 sono collegati. Quindi la relazione R di XY contiene le coppie 4, 2 e 18, 9. Se osserviamo, 4, 2 e 18, 9 sono due coppie che sono sottoinsieme del prodotto cartesiano A per B che abbiamo già definito in un capitolo precedente. Quindi questa è la relazione che abbiamo trovato. Un'altra rappresentazione è quella con il piano cartesiano. Quindi rappresentiamo il piano cartesiano. Sull'asse X mettiamo gli elementi dell'insieme A: 4, 12, 27, 18, 4, 12, 27 e 18. Sull'asse Y rappresentiamo gli elementi dell'insieme B, quindi 2, 8, 9. E poi colleghiamo gli elementi che sono in relazione: 4, 2 e 18, 9. 18, 9. Ecco, un'altra rappresentazione è la tabella a doppia entrata. Quindi cancelliamo questa con i diagrammi di Euler-Oden e rappresentiamo quindi l'altra rappresentazione. Abbiamo qui l'insieme A e qui l'insieme B. Quindi A che è composto da 4, 12, 27 e 18, e l'insieme B che è composto da 2, 8 e 9. Ovviamente gli elementi che sono in relazione sono 4, 2, che lo segniamo con una crocetta, e 18, 9. Eccolo qua. E qui si vede quali sono gli elementi della relazione. A questo punto possiamo considerare le proprietà di una relazione in un insieme soltanto, non con due insiemi. Allora, le proprietà sono 5: proprietà riflessiva, una relazione è riflessiva in un insieme A se per ogni x appartenente ad A, x è in relazione con se stesso, xRx. Antiriflessiva
se per ogni x appartenente ad A, x non è in relazione con se stesso, simmetrica se per ogni xy appartenente ad A, xry implica yrx, antisimmetrica se per ogni xy appartenente ad A, xry e yrx implica x uguale a y. In pratica, se x e y sono diversi, x diverso da y, xry implica che y non è mai in relazione con x. Transitiva. Per ogni xyz appartenente ad A, se x è in relazione con y e y è in relazione con z, allora x è in relazione con z. Gli esercizi li facciamo nel capitolo a parte. Grazie.